perché o per cosa, soprattutto i quotidiani italiani che sono più blindati di qualsiasi piattaforma social per quanto riguarda proprietà e indirizzo del giornale stesso, però questa è un'altra storia ancora. Prego, vai. Che ti ho interrotto. No, niente, sì, appunto, nessuno si è indignato quando Elkan si è comprato Repubblica, Stampa e 150.000 quotidiani italiani, quindi poi improvvisamente gli stessi giornalisti che non hanno detto mezza parola si indignano perché Elon Musk si compra Twitter e minaccia la libertà di espressione. Dopodiché possiamo ragionare del perché si è comprato Twitter Musk. Esatto. c'è chi fa delle ipotesi, insomma. Allora, ricordiamo chi è Elon Musk. Elon Musk è un miliardario sudafricano che la voldata vuole essere un genio, che ha fatto i soldi inventando PayPal. Approfondendo un po' viene fuori che il padre gestiva una in Sudafrica, un ingegnere sembra molto bravo, che gestiva una miniera di diamanti, e quindi già, insomma, lui non è che è partito da zero e che si è inventato, no, è partito da un patrimonio che evidentemente gli ha consentito di rischiare in una serie di investimenti. Che interessi ha? Le sue principali attività, per quanto ora stia diversificando, ma comunque le sue aziende, diciamo, più conosciute, più importanti sono Tesla, che è sinonimo di automobile elettrica in tutto il mondo, e SpaceX, che è questa azienda che si occupa di mandare razzi nello spazio. E che peraltro ora ha mandato la Samantha Cristoforetti nella navicella spaziale, nella stazione spaziale internazionale, che sostanzialmente nel mondo occidentale ha tolto il monopolio alla NASA, quindi voglio dire, è una roba non piccola, ecco. Però su queste poi vabbè, ha una serie di altre attività legate, per esempio un'altra importante attività è quella dell'azienda di cui non ricordo il nome, legata alla costruzione di batterie, perché è chiaro che se questo fa le macchine elettriche ci avrà bisogno di costruire le batterie. Peraltro anche qui lui ha una partecipazione in un'azienda che fa estrazione di cobalto in Congo, e lì sapete tutto quello che succede, quindi sfruttamento di lavoro minorile, inquinamento delle falde acquifere durante esatto. tutto il processo per l'estrazione del cobalto, quindi diciamo un capitalista estrattivista a tutto tondo, ecco, non è che stiamo parlando di un benefattore dell'umanità, anzi, al contrario, diciamo. Questo è lui. Sì, no, va ribadito, perché poi anche su questo, no, come vengono dipinti certi personaggi, appunto, come i filantropi, come appunto i filantropi contemporanei, quando è un po' più, sì, raccontiamo, hanno tutto tranne che della filantropia come obiettivo nella vita. Concludendo, l'ultima cosa, se è rimasto qualcosa che volevamo aggiungere finendo? Ma niente, no, diciamo l'ipotesi è perché si è comprato Twitter, o perché si sta comprando Twitter. Allora, Twitter, benché abbia un decimo degli utenti attivi di Facebook, è considerato però diciamo il social media più influente relativamente alle questioni della politica e dell'economia, insomma lì sopra ci stanno tutti i più grandi politici. Se Biden deve fare un annuncio probabilmente lo fa su Twitter, quindi cioè ha una credibilità a prescindere dal numero di utenti, che è di circa 200 milioni, mentre per esempio Facebook è di circa 2 miliardi il numero di utenti. Quindi quello che alcuni analisti hanno provato a ipotizzare è che lui sostanzialmente, una serie di ipotesi, uno è che l'aria che tira sia per Tesla che per SpaceX non è proprio tutta rose e fiori, perché ci sono, lui ha una serie di problemi su queste aziende, e quindi poter orientare il dibattito politico e economico attraverso una piattaforma di social media così influente come Twitter potrebbe aiutarlo. Un'altra ipotesi è proprio che lui voglia scendere in campo in politica,
E quindi di nuovo poter giostrare a proprio piacimento gli orientamenti di una piattaforma di social media come Twitter potrebbe aiutarlo. Ma qui insomma siamo veramente nel campo delle ipotesi, ecco. Questo è quanto io ho capito. Non so se è abbastanza, ma questo ho capito. No, comunque.